La raccolta del rifiuto organico, cosiddetto anche umido, viene effettuata 2 volte alla settimana. Nel caso di sistema a singola utenza, l'utente deve utilizzare il proprio contenitore da 25 litri ed esporlo in area pubblica ben visibile, con la maniglia rivolta verso l'alto. Nel caso di sistema a isola ecologica condominiale, gli utenti possono innanzitutto conferire i rifiuti negli appositi cassonetti a disposizione, senza limiti di orario o di frequenza. Nelle giornate previste, l'incaricato del condominio dovrà esporre il cassonetto da 240 litri in area pubblica ben visibile. L'esposizione dei contenitori e dei cassonetti va effettuata la domenica e il mercoledì, dalle ore 19 alle ore 24. La raccolta da parte degli operatori avviene entro la giornata successiva. Il rifiuto organico, contenuto in sacchetti di tipo compostabile, va conferito nell'apposito contenitore di colore marrone. È severamente vietato l'utilizzo di sacchetti plastici e non compostabili. Vediamo ora alcuni esempi di cosa conferire nella frazione organica. Scarti alimentari intesi come cibi scaduti, bucce, gusci e semi di frutta, gusci d'uovo, lische di pesce, resti di cibo in generale, filtri di tè e tisane, fiori recisi e piccole piantine d'appartamento, compreso il terriccio del vaso, ceneri spente di stufe e caminetti. La carta assorbente che usiamo in cucina e i tovaglioli non colorati imbrattati di cibo, fondi di caffè e cialde di caffè senza l'involucro di plastica, le stoviglie e i sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile in Mater B o PLA che andranno via via a sostituire le stoviglie in plastica dai nostri supermercati. Vi ricordo che se per conferire l'umido usate i sacchetti biodegradabili e compostabili che trovate nel reparto frutta e verdura del supermercato, non serve togliere l'etichetta del prezzo. Vediamo ora alcuni esempi di cosa non va conferito nella frazione organica. Ossi, perché la parte inorganica di cui sono fatti prevale su quella organica, così come gusci di vongole, cozze, ostriche, sono composti principalmente da carbonato di calcio. Salviette umide, comprese quelle struccanti, quelle detergenti per il corpo di bambini o anziani, fazzoletti per il raffreddore, cotone, garze. Le lettiere o le deiezioni dei nostri animali domestici, anche se raccolte col sacchetto biodegradabile. Tappi di sughero, candele, mozziconi di sigaretta. Tutti questi rifiuti che vi ho elencato, non potendo essere conferiti nella frazione organica, andranno conferiti con il secco residuo o indifferenziato. Le ramaglie o le potature del nostro giardino andranno conferite direttamente al centro di raccolta. Vi ricordo che qualora qualche alimento sia scaduto, separate sempre il contenuto dal contenitore e non gettate mai quest'ultimo nell'organico.